Il Toro Bergamo disputa un eccellente primo tempo, ma nel secondo subisce la doppietta di Floccari e, nonostante un generoso finale, non riesce a rimediare al passivo. Novellino conferma a centrocampo il rombo con Barone vertice alto, Zanetti basso, Abate sul centrodestra e Zemaili sul centrosinistra. In attacco la coppia di ex Atalantini, Ventola, Bianchi. E proprio i due attaccanti Granata al quarto minuto confezionano l'occasione che potrebbe sbloccare il punteggio. Nicola innesca a Rolando che tocca di mezzo esterno eludendo consigli ma centrando a traversa. La sfortuna si accanisce sul numero 90 Granata. Atalanta risponde con questo invito di Padoin per Plasmati, ma l'attaccante bergamasco non impatta. E non ci arriva nemmeno Floccari sulla punizione di Cigarini. Padoin cerca la conclusione dalla distanza, ma Matteo Serena arpiona. Il Toro risponde con il suggerimento di Zemaili, il tacco di Ventola e la fuga di Bianchi sulla sinistra, sulla quale Manfredini interviene scomposto. Il replay sembra indicare che colpisca con gli addominali e non con il braccio. L'aria di casa fa benissimo a Bianchi, molto volitivo nel primo tempo, spizzica di testa e poi sugli sviluppi colpisce dal limite, ma non c'entra lo specchio. Nel secondo tempo Del Neri gioca la carta Doni, ma è Floccari a centrare il jolly sull'assist di Guarente. Matteo Sereni assolutamente incolpevole, colpo di testa imparabile. Floccari ci prova anche da distanza di controbalzo, ma il portiere Granata è attento. Sul lancio di Cigarini Rivalta tiene in gioco Floccari che avanza a palla al piede, elude l'intervento di Sereni e infila il pallone laddove Pisano proprio non può intervenire. Nel finale Novellino inserisce Stellone e Gasbaroni e proprio il numero 77 Granata si inventa questo spettacolare lob che termina lato di pochissimo. Il Toro ha altri due sussulti, sempre Gasbaroni, stavolta per Abate, ma Ignazio non ha fortuna. Lanci della Fiore, spizzate di Stellone, ancora Abate, ma Consigli si oppone. Il Toro esce sconfitto, ma domenica contro la Sampdoria avrà il pieno sostegno di tutto il pubblico Granata per sconfiggere i blucerchiati.